Ciao carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale e rieccoci ancora con uno schema di parole crociate. Allora, cominciamo dall'uno orizzontale, le iniziali della Mirren, che è Helen Mirren, se non mi ricordo male, quindi dovrebbe essere HM. Poi guardiamo l'uno verticale. Un annuncio che si ripete in piazza San Pietro. Allora, con la H dovrebbe essere Habemus Papam, ma vediamo poi andando avanti magari con gli incroci. Allora, il 21, orizzontale, una Giovanna giornalista, Botteri, dovrebbe essere Giovanna Botteri. Allora sì, mi sa che è davvero Habemus Papam, Botteri. Allora è Habemus Papam, cioè abbiamo il Papa. Ok, poi allora il 26 orizzontale, lo sono le supposizioni di chi si illude. Errate, visto che c'è una R, errate. Poi 30 orizzontale. Il Paolo che ha diretto il Corriere della Sera. Non me lo ricordo. Il 35 orizzontale. I gambaletti di tela, anche con la U non mi viene. Il 39 orizzontale, senso senza vocali. SNS, e il 42 orizzontali, il centro dell'impero, impero, ok. 22 verticale, una grande costellazione, quella di Orione. Poi 18 verticale, provoca stimoli dannosi. Non mi viene, anche se finisce con la S, non mi viene. E il 2 verticale, la somma risultante, il totale. Totale. Poi, cos'era il 30 orizzontale? Il Paolo Mieli. Lo stress provoca stimoli dannosi, quindi uose, non sapevo che è il 35 orizzontale, i gambaletti di tela, non lo sapevo, perché sicuramente è Habemus, quindi uose, va bene, non lo sapevo. Allora, il 3 verticale, il capoluogo della Sabina, Rieti. Poi i giorni di pontificato di Giovanni Paolo I, mi sembra che fossero 34, però non vorrei dire una fesseria, quindi proviamo il 18 orizzontale, che è gran festa di gala, una soirée. Poi la consonante vibrante è la R, ok. 34, che dove? Poi 5 verticali spiccano sulla pelle, i nei. Il 6 verticale, un gradevole infuso, il tè. 30 sicuramente. Poi il 7 verticale, il Tarantino di Pulp Fiction è Quentin, quindi Quentin. Poi 8, sono pari nei ruoli U ed L, e a questo punto è 34. Ok, 19 orizzontale, si soffre nello stomaco, ulcera. Poi 9 verticale,
si chiama con l'803116 ACI. 10 verticale, elemento del lenzuolo, telo, e 11 verticale in posizione intermedia tra. Bene, adesso possiamo passare a questa sezione, cominciando dal 23 orizzontale, un po' di cemento c'è. Poi 27 orizzontale, blank, marca di penne, Mont Blanc. Quindi Mont Blanc, 31 orizzontale, fanno penne e fusilli, i pastai. Pastai, ok. Poi facciamo ancora queste verticali che possono aiutare per quelle più lunghe, che non le guardo neanche al momento. Allora, 23 verticale, questa vicino a me, costei. Costei e 27 verticale la regione di Loreto, Marche. Bene, a questo punto ancora il 31 facciamo. 31 verticale la riempie il ghiottone, la pancia. Che angolosone riempie la pancia. Pancia. Allora, vediamo 36 orizzontale se sappiamo cos'è. L'operazione che annulla un'entrata con un'uguale uscita. Partita doppia. Partita doppia, sì. Doppia. Poi 40 orizzontale. Caratterizza i cerchi in un bersaglio. Concentricità, perché sono cerchi concentrici, quindi concentricità. Ok. 43 orizzontale, copricapi per sportivi, con chi, a me l'unico copricapo che mi viene in mente sono i baschi, però sinceramente, no, caschi. Non baschi ma caschi. Ora stavo pensando a cappelli e non proprio copricapi, nel senso di qualcosa che copre il capo, sono caschi logicamente. Poi il 36 verticale, calmi, riflessivi, posati. Posati. Il 40 verticale, sono fatte di maglie. Le catene. Il 46 orizzontale, sono sempre parallele le rotaie, beh, me lo auguro. Ok? Il 50 orizzontale, splende di luce riflessa un pianeta. Il 56 orizzontale, il Giorgio re della moda è Armani. E il 60 orizzontale, carezze per ingraziarsi Moine. Poi 28 verticali, quindi cominciamo ad andare dalla metà in poi del nostro cruciverba. 28 verticali, abbiamo detto lo Jacopo, che fu soprannominato il Sansovino. Tatti dovrebbe essere, ma prima di dire anche qua delle scemate, vediamo combinato con acqua idrato, quindi 32. Verticale misure lineari inglesi, sì, quindi direi tatti, yarde e idrato. Poi 37 verticale, la pioggia scrosciante di rotta, pioggia di rotto, di rotta. Beh, vediamo, il 48 orizzontale è regalò i venti a Ulisse Eolo. Di rotta senz'altro, però non so se è di rotta o a dirotto, perché la pioggia di rotta, perché se l'aggettivo è riferito a pioggia, è una pioggia di rotta.
Comunque, per toglierci il dubbio, vediamo di fare queste in modo da aiutarci col 61 orizzontale. 58 verticale, un colosso informatico. Vediamo, con due lettere. 57 orizzontale, Frank Lloyd. Architetto statunitense. No, mi viene. No. Allora, 53 verticale. Sigla dei cibi transgenici, organismi geneticamente modificati. Right, 57, sì, sulla porta della toilette è WC e quindi right. E quindi è la HP, il colosso informatico, che anche questo l'avevo già in mente, ma mi fermo prima di scrivere cose che non vanno scritte. 47. Verticale, lo è la notte illune, buia, senza la luna, buia. Poi 52 verticale, il prefisso che segue il B, tri. Qua dovrebbe essere allora la bottiglia adatta per i vini frizzanti, champagne. Non sono esperta di vini frizzanti, tantomeno mi ricorda lo champagne ovviamente, ma non essendo esperta dovrebbe essere champagne, quindi comunque dirotta la pioggia. 33 verticale, vediamo un po', facciamo tutto il giro, vediamo di arrivare in qualche modo da questa parte. Allora, 33 verticale, l'insetto che frignisce la... È perché partita di... Allora non è doppia, partita di... Perché cicala. Ventinove verticale, strumento notarile. Rogito. Sì, allora sì, ho sbagliato. Non è partita doppia. Premetto che non sono neanche un'esperta di economia, quindi per me esiste la partita doppia, ma sinceramente. Allora, 25 verticale, un severo avvertimento, un monito. Monito. E 33 orizzontale, lo si valuta con il pro il contro, e quindi il rogito sarà uno strumento quindi il 20 verticale è uno strato di ghiaccio, una lastra. Sono curiosa a questo punto. 13 in giù, detto anche 13 verticale, l'astuccio della spada è fodero. Partita di giro, quindi non partita doppia, ma partita di giro. Fodero, proprio convinto che fosse partita doppia, ma evidentemente partita doppia non c'entra niente con la definizione. Quindi partita di giro era. Va bene, va benissimo. Il 29 orizzontale è un'aiuola profumatissima, il roseto. Il 14 verticale lo profuma il dentifricio, alito. Alito. 15 verticale, quello forzato è amaro. Non mi viene. 25 orizzontale. Madison Square Garden, riso forzato. Ora mi è venuto. 20 orizzontale, romanzo di Nabokov, Lolita. Vediamo il 13 orizzontale, unità di misura della capacità elettrica, il... della capacità elettrica con... Farad.
da Faraday mi veniva tutt'altro. Infatti sono stata zitta apposta perché sapevo che mi era venuta in mente una cosa che non c'entrava nulla, ma il Faraday da Faraday. Allora, 17 verticale. Lo stile coreografico creato da Martha Graham, non lo so, dance qualcosa, ma non lo so. 34 orizzontale, lo dice chi obietta, ma... Danza, non danza, allora sarà danza moderna forse, non lo so. Vediamo se è ma, il 34 verticale, l'amica di Mickey Mouse è Minnie, quindi direi di sì. Minnie. Ok. 38 orizzontale, sindacato di tute blu, non lo so. 41 orizzontale, altro nome del frassino. Anche questo non mi viene perché il frassino lo conosco come frassino. 41 verticale, un trampoliere baffuto. No, neanche questo mi viene. Allora, continuiamo col 45 orizzontale, che è chiosco per espositori, stand. Fino qua ci siamo. Allora sarà danza moderna. Proviamo, mal che vada sbaglio come partita doppia. Danza moderna. Il 62 con Frigni della Francia, FA. E poi il 38 orizzontale, sindacato in tutte blu, non lo conosco. Il 38 abbiamo detto era... Ah no, non l'ho visto, Spezzati un tempo. Anche questo no, come si diceva una volta Spezzati al momento, non mi viene. Quindi 49, Le brame dell'impaziente. Voglie? Vediamo se è il 49, un bicchierino che si beve tutto d'un fiato. Come si chiamano i bicchierini piccini? Non mi viene. Questo lo so, ma non mi viene. E allora provo con il resto. 55 orizzontale. Una barca, barca a noleggio. Nemmeno questa, mamma mia, queste ultime mi stanno mettendo un po'. Allora, 59 verticale, gli estremi della fiction, FN. 55 verticale, un intercalare veneto. Non sono veneta, quindi non mi viene proprio. 49 verticale, abbiamo già guardato, sì, e non mi viene il bicchierino. Qua c'era la famosa bottiglia per i vini frizzanti, champagne. Anche qua, non essendo esperta di vini frizzanti, non lo so. Il 41 verticale, il trampoliere baffuto, inizia con la S o inizia con la... No, 45 era una, due posti da città. Sono le macchine piccoline, le city car. Sono totalmente priva di idee in questo momento. 49, sera. No, non... Smanie, la smart, ecco. Oh. Dopo aver avuto un attimo di...
Smanie, questo è smart, stavo scrivendo smart qui, smanie. Ok. E poi vediamo se riusciamo a venirne a capo di questo triangolino. Il 49 verticale, un bicchierino che si beve tutto ad un colpo, continuano a venirmi in mente. Shot, eccoli. Il sciottino e non mi veniva in mente, non c'era verso. Allora, il 55 orizzontali, una barca a noleggio, se mi viene charter, però charter sapevo che sono i voli. Non so se si può dire la stessa cosa per le barche. Il 59, insenature norvegesi, fiordi, non l'avevo ancora guardato fortunatamente. 55 verticale, l'intercalare Veneto, sarà c'è, Champagnat. Il 41 era il trampoliere baffuto. Anche questa non mi viene e il 38 era spezzati un tempo. Tarde, sono le... Forse Otarde mi ricordo che è un animale, che fosse un trampoliere non me lo ricordavo. Se fosse Otarde, qui sarebbe l'altro nome del frassino, non ho idea che ha un altro nome. Ah, no. Questa è Minnie per forza. L'amica di Topolino è Minnie. Amica di Mickey Mouse e Minnie, non c'è altro. Quindi Champagnat potrebbe essere questo e Otarde e O. Ok, allora se torniamo alle nostre ipotesi, allora era Charter. Otarda, champagnotta a questo punto, quindi ciò è l'espressione veneta, franti e orno. Ok, allora a questo punto, a parte l'errore che ho fatto di partita doppia invece che partita di giro, perché non essendo comunque un'esperta di economia, non sapevo che si chiamasse così. Siamo riusciti a finire anche queste parole crociate insieme e vi ringrazio di avermi accompagnata fino qua e vi aspetto per il prossimo video, sempre di parole crociate. Ciao a tutti!